Signore, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'alta area di lavoro. E questa sera saremo a parlare, come nostro solito, di venerdì di storia. È una storia importante, una storia identitaria, insorgente, però sarà una storia che non riguarderà proprio il periodo del regno di Napoli, del Due Sicilia o di Sicilia, ma riguarderà un periodo che è immediatamente dopo, è all'alba dell'unità d'Italia. E per presentare l'ospite, per presentare l'argomento, come nostro solito, facciamo passare un brevissimo video. Bisogna sventrare Napoli. Bisogna sventrare Napoli. Efficace la frase, sì. Voi però, onorevole De Pretis, non lo conoscete il ventre di Napoli. E avete torto, perché voi siete il governo. E il governo deve sapere tutto. Sventrare Napoli. Credete che basterà? Per distruggere la corruzione materiale e quella morale, per rifare la coscienza e la salute di quella povera gente, per insegnar loro come si vive e si sanno morire, come avete visto, per dir loro che essi sono fratelli nostri, che noi li amiamo efficacemente, che vogliamo salvarli. Non basta sventrare Napoli, bisogna rifarla tutta, quasi. Bene, questo video, come avete visto, è Madrid Deseado nel ventre di Napoli. Perché abbiamo parlato, perché abbiamo fatto questo breve video? Perché questa sera parleremo di un argomento veramente scottante. Diciamo che è l'inizio dell'Unità d'Italia, è l'inizio di una certa mentalità, una certa politica, un certo modo di fare, un certo modo di governare questo paese, e parleremo del famoso risanamento. Risanamento che ne parliamo con chi? Con un carissimo amico, prima di dire ospite, ma con un carissimo amico che ha trattato in maniera molto dettagliata questo argomento nel suo libro famoso ormai Unità d'Italia, e parliamo di Enrico Fagnano. Ciao Enrico, come stai? Sto benissimo e devo dire che hai usato la parola, il termine giusto nel presentare l'argomento. Il risanamento è un argomento scottante, perché è un argomento del quale si parla molto poco, non è sufficientemente portato all'attenzione del nostro pubblico. Ma è un argomento importante, perché il risanamento ha rappresentato un grosso trasferimento di ricchezza dal sud al nord, quindi si inserisce pienamente nella serie di queste operazioni, ma non se ne parla. Non se ne Sì. parla perché non hanno fatto i Borboni. Se erano fatti i Borboni, non se ne parlava. Ma il risanamento ha rappresentato una grande truffa per il popolo napoletano. E la Serao, della quale più avanti io leggerò qualche altro passo veramente feroce sul risanamento, è stata una che ha messo proprio in luce quanto sia stata grave questa truffa. Ma il risanamento va inserito in un certo contesto. Andiamo per ordine, così faccio una piccola Andiamo per premessa. ordine. Allora, innanzitutto, Parliamo della seconda metà sì, dell'Ottocento, nella fine, diciamo. la legge del risanamento è del gennaio del Parliamo 1800. di questa, che con la scusa del colera, praticamente, parliamo Sì. già che Da l'Unità d'Italia era nata circa 25-26 da un anni. decennio e mezzo più o meno. Sì. E parliamo del fatto che Napoli era stata devastata dall'Unità d'Italia, quel bellissimo che ce l'ha detto più volte Luigi Rosi in quel bellissimo libro Napoli sfregiata, basta vedere in che condizione si trovava, un po' Sì. come tutto il nostro territorio che da regno diventò sud. E ci fu la prima grande operazione di edilizia pubblica, di spesa pubblica, ma abbinata a una corruzione enorme. E con la scusa del colera bisognava risanare Napoli. Sì. Quindi cominciamo da qui e a te la parola. Cominciamo innanzitutto dal dire che il risanamento si inserisce coerentemente nel contesto di tutte le operazioni che comportano trasferimento di ricchezza dal sud al nord. La prima di queste operazioni fu l'ampliamento della rete ferroviaria del sud,
iniziata nel 1860. Poi ci furono la vendita dei terreni demaniali, dei terreni ecclesiastici, poi il trasferimento dell'oro e dell'argento del Banco di Napoli con la legge sul corso forzoso alla Banca Nazionale Torinese, poi arriva il risanamento, più o meno contemporaneamente alla legge sui dazi doganali. Nel risanamento, che cosa succede? Succede che le società che vengono ad operare a Napoli sono tutte, come vedremo più avanti perché dovrò per forza farne l'elenco, sono tutte società del nord. Quindi sono società che vengono pagate dallo Stato, il quale però i soldi li prende dalle tasse di tutti i cittadini. Quindi con i soldi di tutti gli italiani vengono finanziate nel sud Italia società che sono quasi tutte del nord, tranne due o tre che sono di Roma. In realtà, che cosa succede? È una specie di boomerang, i soldi vengono solo apparentemente lanciati nel sud, ma poi tornano al nord. È un meccanismo questo che è stato utilizzato molte volte. La prima volta fu utilizzato con l'ampliamento della rete ferroviaria del sud, che nel 1860 stavano facendo due società del sud, la Bayard e la Melisurgo. E venne tolto l'appalto a queste società e venne dato ad una società del nord. Ma poi questo meccanismo è stato utilizzato in maniera ancora più clamorosa con la Cassa per il Mezzogiorno. Cioè anche con la Cassa per il Mezzogiorno si è finto di impegnare dei soldi nel sud, ma poiché questi denari venivano dati sostanzialmente per oltre l'80% a società del nord, in realtà fu un ulteriore trasferimento di ricchezza dal sud al nord. Ma nel caso del risanamento le cose vanno ancora oltre, non solo le società che lavorano a Napoli sono tutte del nord e quindi con i soldi di tutti gli italiani vengono finanziate imprese del nord, ma queste società rimangono proprietarie degli immobili che poi affittano alla media e alta borghesia napoletana. Perché il risanamento doveva teoricamente essere un'operazione fatta a favore del popolo, ma poi in realtà divenne una grande speculazione edilizia. Basta guardarle le case fatte dal risanamento, si capisce che non sono case per il popolo, si capisce che sono case fatte in realtà per la borghesia. E quindi non solo queste società del nord presero bei finanziamenti per fare questi palazzi, ma poi ci fu un flusso continuo di denaro dalla media e alta borghesia napoletana a queste società, perché gli affitti erano pagati da Napoli. Il discorso è questo qui, Enrico. Ci fu la prima manifestazione dell'accordo fatto tra il nobiliare e tra l'Unità d'Italia, tra le industrie del nord, quindi tra il capitale del nord che stava allo sbando, quasi alla bancarotta. Infatti nasce la questione meridionale per risolvere quella settentrionale, e il patto che venne fatto con la borghesia latifondista che è nascente, che nelle campagne, nel territorio, pensava soltanto a aumentare la propria proprietà privata e soprattutto avere il potere assoluto, e il notabilato napolitano che diventa meridionale e che ha sempre avuto consulenze, denari, e quindi quella fascia di avvocati, di professionisti, di notai che hanno venduto il proprio territorio, il proprio regno, in cambio di avere sempre il tornaconto attraverso queste grandi opere pubbliche, questo famoso notabilato che prima si è arricchito con le consulenze e con le parcelle dei terreni che dal feudalismo passavano al sistema del latifondo, e poi dopo con queste grandissime, infatti tu lo specifichi nel tuo libro, queste grandissime operazioni di parcelle, di consulenze per queste grandi opere pubbliche. Quindi ecco perché avevano i soldi per poter fare per pagare gli affitti. E quindi questo accordo fatto all'alba dell'Unità d'Italia nel risanamento comincia a avere forma ed evidenza. Sì, ma il risanamento, la legge del risanamento nel suo primo capitolo dice che il risanamento è un'operazione fatta per il risanamento per il risanamento della città, per salvaguardare la città da un punto di vista sanitario proprio.
E invece questo non accade con il risanamento, succede una cosa completamente diversa. Il risanamento è una truffa. Senti cosa dice Cesare De Seta, un autore al di sopra di ogni sospetto, in questo libro che si chiama Napoli del 1981. Il risanamento, un'opera che doveva essere destinata a profitto degli abitanti delle più fetide abitazioni della città, si risolse in un macroscopico inganno proprio a danno di queste popolazioni. E adesso ovviamente nel resto della trasmissione spiegheremo come avviene questo inganno, ma noi dobbiamo considerare il risanamento come una grande truffa fatta ai danni del popolo napoletano, del popolo che viveva nei bassi, perché era lì che bisognava andare a intervenire. Invece si fece una cosa completamente diversa. Tu hai fatto molto bene a sottolineare l'aspetto economico del risanamento, perché il risanamento di Napoli, hai fatto molto bene anche a mettere in evidenza il fatto che c'erano molte società in difficoltà economiche, perché proprio questo è il motivo per il quale nasce il risanamento di Napoli. Cerco di fare la storia di questo passaggio da un punto di vista economico. Intorno al 1850, in tutte le città europee cominciarono gli sventramenti. La prima città nella quale inizia uno sventramento è Londra nel 1848, ma Londra stava veramente rovinata, a Londra non c'erano neanche le fogne, figurati. A Londra, sin dal Medioevo, le strade erano tutte quante inclinate verso il Tamigi e tutto scorreva nel Tamigi. Questo sistema però a un certo punto ebbe degli intoppi, non funzionò più e Londra divenne invivibile. Si ebbe un fenomeno noto nella storia come The Great Stink, la grande puzza. L'aria divenne irrespirabile e quindi si dovette intervenire. Il Parlamento venne trasferito ad Hampton Court. Attenzione Enrico, non dimentichiamo che nello stesso periodo Napoli cominciò a fare le fogne e gli No, acquedotti Napoli aveva le sotterranei. fogne, Napoli aveva le fogne, Grazie però a Luigi. anche Napoli aveva le fogne, ma anche Napoli aveva Sì, no, però metà del centro storico era coperto dagli acquedotti e dalla fogna che fece Luigi Giura, il Sì, grandissimo ingegnere Gene del grandissimo, Ponte. grandissimo Luigi Giuli. Vabbè, ma tutte le città europee avevano le fogne, anche Parigi, solo Londra non le aveva, era una caratteristica sua. Perciò Londra dovette iniziare subito questi lavori di ristrutturazione e li iniziò nel 1848. Quindi il primo sventramento europeo è londinese. A Londra seguì Parigi nel 1852 con i lavori fatti dal grande architetto Housmans, il quale abbattette tutta la Parigi medievale, distrusse, e difatti è stato molto criticato da questo punto di vista, distrusse monumenti, opere, distrusse la Parigi gotica, però fece questi grandi boulevard che ci sono ancora. Napoli comincia il suo sventramento nel 1853, quindi voglio dire, siamo lì con le altre due capitali europee. Non è che Napoli abbia cominciato chissà con quanto ritardo rispetto a Londra e a Parigi. Lo sventramento di Napoli è diretto dal Consiglio Edilizio, che è composto da cinque architetti molto importanti e molto bravi: Enrico Alvino, Francesco Saponieri, Luigi Cangiano, Antonio Francesconi e Francesco Cavaudan. Questo consiglio edilizio fa delle opere molto importanti e adesso vediamo pure quali sono. Però nel 1860, con la conquista di Napoli, lo sventramento napoletano, lo sventramento borbonico viene fermato, viene stoppato, non continua. Mentre lo sventramento londinese, lo sventramento parigino non hanno mai fine, finiranno alla fine degli anni 70, lo sventramento napoletano si ferma e quindi i benefici per la città saranno pochissimi. Quali sono le opere fatte da questo consiglio edilizio? Sono il Corso Maria Teresa, che oggi si chiama inopinatamente Corso Vittorio Emanuele, e poi la ristrutturazione di Napoli
tra Piazza Dante e il museo. Quella parte di Napoli, quei palazzi lì che sono chiaramente. Ricordiamo che quello che oggi Corso Maria Teresa è stata la prima tangenziale al mondo, perché Sì, ma Ferdinando fece. fu un'opera grandiosa. Io non posso soffermarmi troppo nei dettagli, No, altrimenti. voglio solo specificare che fu la prima opera di quel genere al mondo che fece Fu fare un'opera Ferdinando. grandiosa e quello che va detto fu completato in un anno. Però tutti i ponti furono fatti in legno, però dopo un anno era già percorribile, e poi poco per volta questi ponti in legno furono trasformati in ponti in pietra. Quindi fu un'opera fatta anche a tempo di un'opera meravigliosa, fatta anche a tempo di record. E tra l'altro, proprio Enrico Alvino chiese a Ferdinando II di fare un decreto con il quale stabilisse che non si poteva costruire al di sopra del livello della strada, considerato l'alto valore paesaggistico di questa strada. Questo decreto era ancora in vigore all'epoca, non fu mai abrogato, veramente non si chiamava decreto, aveva un termine più specifico, comunque tra di noi, per intenderci, va benissimo, era ancora in vigore all'epoca del risanamento. Quindi la società che ha costruito il Parco Margherita, che era una società veneta, rispettò, fu l'unica società che volle rispettare le norme edilizie esistenti a Napoli. Difatti, se tu ci fai caso, nessun palazzo al Parco Margherita è più alto del livello della strada. Quindi Enrico Alvino chiese al re questo. Infatti quella strada è meravigliosa, Enrico. È meraviglioso, è stato conservato il valore paesaggistico della strada. La seconda opera importante che fece il Consiglio edilizio fu la ristrutturazione di Napoli tra Piazza Dante e il museo, ristrutturazione che è terminata con la costruzione della galleria. Ora, quando Garibaldi conquista Napoli, e conquista Napoli, entra in Napoli nel settembre del 1860, fa un decreto con il quale stabilisce che tutte le opere pubbliche in corso in quel momento dovevano essere completate. E quindi tutte le opere che si stavano facendo furono completate, in particolar modo fu completato appunto questo pezzo di città tra Piazza Dante e il museo. Fu completato il riempimento delle fosse aragonesi, e quindi nacque la strada che oggi chiamiamo Cesare Rossarolo. Fu fatto il tratto di Corso Garibaldi di fronte alla stazione Baiard, dove era sceso Garibaldi. Ma tutte queste opere furono in realtà completate perché c'era il decreto di Garibaldi, e Garibaldi era un deputato napoletano. Ma se non ci fosse stato quel decreto, neanche queste cose sarebbero state fatte. Anche Via Duomo venne fatta in quegli anni, e poi non si fece più niente. Poi Napoli rimase abbandonata a se stessa. Questo è il fatto. Mentre nel frattempo si facevano gli sventramenti delle altre città italiane, a Napoli non si fece più niente. E su questo punto è intervenuto più volte Pasquale Villari, il quale intervenne con molta rabbia su questo fatto, perché nel 1870 cominciò lo sventramento di Roma. Nel 1867 era cominciato lo sventramento di Firenze. La ristrutturazione del centro storico di Milano era già stata molto portata avanti dal 1865 con la costruzione già della famosa galleria. Il centro storico di Torino non era mai stato abbandonato ed era stato completamente ristrutturato. E l'unica città italiana che aveva veramente bisogno di interventi era abbandonata a se stessa. Perché Napoli era la città che aveva più bisogno delle altre? Perché era di gran lunga la più popolosa. Napoli aveva 450.000 abitanti ed era una delle città più popolose dell'Europa occidentale, ma Firenze aveva 100.000 abitanti, Roma 190.000, Milano 190.000, Torino a stento arrivava a 200.000, quindi tutte le altre grandi città italiane messe insieme, grosso modo, avevano una quantità di abitanti che era in qualche modo paragonabile a quella napoletana, e per Napoli non si faceva niente. Pasquale Villari fu su questo fu, intervenne su questo punto con molta forza, con molta rabbia addirittura,
nelle lettere meridionali del 1875 scrive: il primo e più difficile problema riguarda l'igiene generale della città, la costruzione di case per i poveri, per i quali dal 1859 ad oggi non si è fatto nulla. Quindi Pasquale Villari, pur essendo un antiborbonico convinto, pur non essendo nostalgico del precedente regime, però è costretto a dire che fino al 1859 si è lavorato per la città e poi dal 1860 in poi la città è stata abbandonata. Ma sempre nel 1875 Pasquale Villari fa un discorso in Parlamento ancora più spietato. Quando guardo la città di Napoli, dove le classi infime vivono come schiavi, quando vedo che le loro abitazioni sono come tane di animali e quando vedo che dal 1859, vedete, ritorna sempre su questo punto, lo afferma con forza, lo sbatte in faccia al governo, ad oggi né in privato né in pubblico nessuno ha mai seriamente pensato a mettere avanti a sé questo problema, a domandarsi se vi è un mezzo di cominciare a migliorare radicalmente questo stato di cose, quando vedo che quelle abitazioni esistono sempre e quel che è peggio, che le nuove case per la plebe si costruiscono allo stesso modo, allora io mi domando se l'ora non è finalmente venuta per studiare la soluzione di questo problema. Io non mi illudo, non credo possibile una pronta e immediata soluzione, ma credo che sia nostro dovere cercarla e desidero che si cominci una volta e per tutte ad occuparcene. Ma il governo non aveva intenzione di occuparsene. In quello stesso anno, nel 1875, Pasquale Villari fece un'inchiesta indipendente, perché Pasquale Villari faceva sempre inchieste indipendenti, non si fidava mai di quello dei dati che gli venivano forniti, e andò a Londra a vedere come stava procedendo lo sventramento di Londra. Prima di partire per Londra, Pasquale Villari si fece descrivere dalla sua grande amica Jace White Mario la situazione di Londra prima dello sventramento, cioè la situazione di Londra nel 1850. Questo scambio di lettere è importantissimo, è un documento importantissimo, perché Jace White Mario, senza nessun pudore, senza nessun falso pudore, descrive la situazione drammatica, terribile, in cui vivevano i londinesi del popolo prima dello sventramento. Ed è qualcosa che veramente prende nello stomaco, ma anche a Parigi la situazione era questa, e anche a Napoli, perché erano le tre città e più grandi. Noi abbiamo conosciuto attraverso Oliver Twist e i Miserabili, no? Mamma mia, mamma mia. È proprio così, la letteratura ci descrive molto bene la miseria di Londra e di Parigi. La miseria di Parigi la prima volta ci viene descritta da Eugène Sue nei Misteri di Parigi del 1843. È un libro spietato, è un libro che non si può leggere, è un libro che veramente prende allo stomaco, perché descrive in che situazione di miseria erano tenuti i parigini dalla classe dirigente. E questo libro ha fatto scuola, perché poi ci sono stati tutti i Misteri di Lisbona, i Misteri di Londra, anche i Misteri di Napoli nel 1869, e cioè tutti gli scrittori socialisti hanno cominciato a utilizzare questo sistema, cioè descrivevano la miseria, ma poi alla fine descrivevano anche di chi era la colpa di quella miseria, cioè del potere. È un po' il sistema che usa anche Matilde Serao nel Ventre di Napoli, ma diciamo, ne parliamo più. Diciamo che cominciarono a fare un'opera di denuncia, no? Di denuncia, erano scrittori di denuncia, sì, esattamente, proprio questo il termine, erano scrittori di denuncia, quindi descrivevano la miseria, ma non Charles Dickens descriveva la miseria londinese, ma non perché voleva vendere o comunque realizzare dei racconti ad effetto, ma perché la voleva denunciare. E la stessa cosa Sue a Parigi, la stessa cosa Zola quando scrive I Misteri di Marsiglia. E sono scrittori che scrivono per denunciare lo stato
di degrado nel quale è tenuto il popolo e nel quale le classi dirigenti tengono il popolo per il proprio interesse. E quindi la miseria era dappertutto. Questa è una cosa importante che va detta. C'era la miseria, in Italia anche la miseria era dappertutto. Non ci dimentichiamo che l'emigrazione nel nord è stata una piaga sociale fino alla fine del Novecento. La miseria non era un monopolio napoletano, magari fosse stato così, la miseria era dappertutto. Però nelle altre città si stava intervenendo, Napoli fu abbandonata a se stessa. Continua pure oggi l'immigrazione, Enrico, continua pure oggi l'immigrazione, non più con le scatole di con bavici di cartone, ma con il trolley e la laurea in tasca. Continua ancora l'immigrazione, poi un giorno di questi facciamo qualcosa sull'immigrazione e ti assicuro che usciranno fuori dati che fanno saltare sulla sedia a proposito dell'immigrazione. Allora, abbiamo detto che il governo non voleva impegnarsi per Napoli. Com'è che si arriva al risanamento? Si arriva per motivi economici. Perché, come ti ho detto, intorno al 1850 tutta l'Europa esce pazza per questi sventramenti. Cominciano questi sventramenti di tutte le città. In Italia furono due gli sventramenti grandi, quello di Firenze e quello di Roma, ma anche Milano e Torino avevano i loro bravi lavori nel centro storico. Ma questi lavori a un certo punto divennero più cari di quanto si era previsto. Quindi queste società incominciarono ad andare in grande difficoltà, e poiché queste società avevano avuto enormi prestiti dalle banche, appresso alle società vanno in difficoltà le banche. E quindi cominciano a fallire le banche. La prima banca che fallisce è una banca austriaca, ma poi falliscono banche in Germania, in Francia, dappertutto. E anche in Italia comincia ad esserci difficoltà. Quindi intorno alla metà degli anni 70, verso la fine anche nella seconda metà degli anni 70, si comincia a pensare di fare qualcosa a Napoli, perché era l'unica grande città che non era stata toccata da questi lavori, ma per finanziare queste società che erano in difficoltà, non certo per Napoli. Però l'opinione pubblica settentrionale era contraria a intervenire a Napoli, a spendere un sacco di soldi a Napoli in un momento di grande difficoltà, in un momento in cui l'economia italiana era in difficoltà. Quindi ci voleva una spinta per arrivare a questo risanamento. La spinta fu, come dicevi correttamente tu all'inizio, il colera. Su questo colera ci sarebbe qualcosa da dire, e noi la diciamo. Anche all'epoca diversi giornali trovarono strano quello che successe. Il colera non scoppia a Napoli, il colera scoppia tra l'Irpinia e il Molise. A quel punto lì, una grande città come Napoli, con 450.000 abitanti, doveva essere protetta con un cordone sanitario, che non si fece. Quindi, un bel giorno, un abitante dell'Irpinia venne a Napoli, si sentì male e fu ricoverato in un ospedale napoletano. Ebbene, i giornali napoletani e i giornali nazionali per 4-5 giorni non diedero questa notizia. Quindi il colera potette tranquillamente circolare. Questa cosa sollevò molti sospetti all'epoca e sinceramente ne solleva ancora oggi. Sta di fatto che il colera si diffuse a Napoli e quindi l'opinione pubblica settentrionale fu convinta a fare questo intervento a Napoli, perché non si poteva fare più diversamente. Su 14.000 morti, ben 7.000 furono napoletani, su 14.000 morti causati dal colera. Con una tempestività incredibile, nel gennaio del 1885 viene approvata la legge per il risanamento di Napoli. Scusami se ti interrompo, Enrico, è uno schema già visto che nacque lì: creare l'emergenza, creare l'opinione pubblica per poi guidarla. Uno schema che vediamo anche oggi. È uno schema che fu utilizzato in questa occasione sicuramente, ma è uno schema ci fu il suo esordio, ma ancora oggi si vive perennemente dell'emergenza per fare soldi e basta. Claudio, è uno schema che probabilmente è stato utilizzato qualche volta anche nell'antichità. È uno schema collaudato.
è uno schema collaudato, sì. E quindi viene fatta questa legge che nel primo articolo parla di bonificamento igienico di Napoli. Immagina, bonificamento igienico di Napoli. E invece, come abbiamo visto, è stata una grandissima speculazione edilizia. Quindi si parte con questo risanamento e Napoli viene divisa in zone. Ogni zona viene affidata ad una società diversa. I lavori di ogni zona vengono affidati ad una società diversa. Io adesso purtroppo, se vogliamo fare un discorso completo, perché non possiamo fare diversamente, devo leggere tutte le zone napoletane con le società relative. La zona bassa di Napoli venne definita quartieri bassi. I quartieri bassi comprendevano il porto, il mercato, Pendino e la vicaria, e i lavori per questi quartieri bassi furono affidati alla Società per il Risanamento di Napoli, che era una società composta da 5 società. Era un consorzio, poi divenne una società. Le 5 società erano 2 di Roma, la Banca Generale e la Società Generale Immobiliare, e 3 di Torino, la Banca Subalpina, la ditta Fratelli Marsiglia e la Società Generale di Credito Mobiliare. Poi venne affidata la zona di Santa Brigida ad una società romana, l'Impresa dell'Esquilino, che è quella che ha realizzato la galleria. La sistemazione di Largo del Castello fu affidata ad una società veneta, la Società Veneta di Costruzioni, che è stata l'unica tra tutte le società che nominerò oggi, che nominerò adesso, ad aver rispettato i regolamenti edilizi napoletani in maniera proprio veramente rigorosissima. Era una società molto seria, la Società Veneta di Costruzioni, la società che ha costruito il nostro acquedotto. Pensa che l'acquedotto che utilizziamo noi oggi è stato realizzato da questa società tra il 1880 e 82, con delle soluzioni talmente all'avanguardia per l'epoca che ancora oggi risultano delle soluzioni molto importanti. Poi il Vomero venne affidato ad una società romana, la Banca Tiberina, che però era romana per modo di dire, perché era controllata da una banca torinese, il Banco di Sconto e Sete. La Società Veneta di Costruzioni fece il Parco Margherita, come abbiamo accennato anche prima, la Genovese Cassa di Sovvenzione fece Santa Lucia, e infine tutte le altre opere sono state fatte sempre dalla Società per il Risanamento. Quindi la parte finale, la parte tra Piazza Garibaldi e Piazza Carlo III di Corso Garibaldi, Mater Dei e il Vasto e l'Arenaccia sono stati realizzati dalla Società per il Risanamento di Napoli. Quindi vedi quante società ho nominato, ne ho nominate almeno una decina, non ce n'è una del sud, sono tutte o del nord o di Roma. Ma Enrico, ma tu ogni tanto che giri per Napoli guardi i cantieri aperti? Sì. Vai a vedere le opere, chi le fa. Sono tutte società e aziende del nord. Quindi, rosse, molte romane. Sì, sì, sì. No, ma Claudio... ma è adesso... quello... È una colonia interna, il sud. Sì, sì, è una colonia. Ma oggi non ne possiamo parlare compiutamente, ma quello che... di cui dobbiamo parlare forse addirittura la prossima volta, comunque una delle prossime volte, è quanto la situazione oggi sia peggiorata rispetto al 1800. Sembra paradossale. Ma è peggiorata moltissimo. Scusa, l'altro giorno stavo a Napoli alla notte della Tamura, sono passato ai 4 palazzi, no? Ai cantieri lì aperti da 40 anni, da 30 sì. anni, e non si decidono a chiuderlo. Sì. Oggi il sud è realmente una colonia interna. Fino al 1900 fu una specie di colonia, però comunque aveva ancora una sua dignità, aveva ancora una sua forza economica. E dopo che la situazione è peggiorata. Quindi abbiamo visto tutte le società che lavorano a Napoli. Ho fatto un bel elenco e nel libro, diciamo, che riporto molto con maggiore precisione tutti i lavori assegnati ad ognuna di queste società, ma non ce n'era una del sud.
L'unica società del sud che lavorò fu quella che fece le fogne, che rifece le fogne, perché Napoli aveva già le fogne, e il lavoro delle fogne fu un lavoro straordinario, fatto benissimo. Difatti Saredo, nella sua famosa inchiesta su Napoli, dice che l'unica cosa fatta bene, il risanamento a Napoli, fatta secondo, non solo secondo le leggi, ma anche secondo i criteri, furono le fogne. E quindi il risanamento si risolse, come ci dice anche Cesare De Seta, in una grande truffa ai danni del popolo napoletano. Quindi, che cosa succede? Succede che tutte queste società costruiscono, come evidente, basta farsi una camminata per il rettifilo, basta farsi una camminata per Corso Garibaldi, costruirono degli edifici che non erano, come diceva la legge, per il bonificamento igienico della città, ma tutt'altro, erano degli edifici finalizzati ad essere poi affittati a persone benestanti. Quindi presero dei soldi queste società per fare delle case popolari, ma non fecero case popolari. L'unico quartiere nel quale furono realizzate delle case popolari fu l'Arenaccia, ma anche queste case popolari dell'Arenaccia erano popolari, per modo di dire. Quindi abbiamo detto che Matilde Serao si è occupata molto del risanamento. Veramente, sia Matilde Serao sia Pasquale Villari si sono occupati molto del risanamento e ne hanno messo in luce l'aspetto speculativo sin dall'inizio. Quello che dice Matilde Serao sul risanamento è veramente spietato. Qualcosa abbiamo già sentito prima, ma adesso vediamo più con attenzione, leggendo lentamente quello che Matilde Serao scrive del risanamento nel Ventre di Napoli. Il Ventre di Napoli è un libro di 10 capitoli. I primi 7 capitoli sono sostanzialmente la descrizione del degrado urbano che c'era a Napoli, ma quelli che scontano veramente, che si possono anche prendere e leggere per conto proprio come se fossero un libro a sé stante, sono gli ultimi 3 capitoli, i 3 capitoli politici, i 3 capitoli nei quali Matilde Serao attacca senza nessuna pietà il potere che tiene il popolo napoletano in quelle condizioni per i motivi suoi. Questa è una cosa molto importante. Matilde Serao, faccio una digressione, Claudio, allunghiamo la trasmissione di 5 minuti, ma diciamo una cosa importante. Ma non ha importanza. Non ha importanza, perché Matilde Serao è un autore sul quale si gioca molto. Si gioca molto sull'equivoco. Viene spacciata per un'autrice quasi macchiettista, che descrive in maniera macchiettistica la miseria del popolo napoletano. Come abbiamo spiegato prima, Matilde Serao fa parte di questo esercito di scrittori di denuncia, i quali è vero che descrivono la miseria, ma poi lo fanno per attaccare il potere. Quindi era una scrittrice, diremmo noi oggi, utilizzando termini moderni, politica. Anche se lei non pensava di essere una scrittrice politica, pensava semplicemente di battersi per il suo popolo, per il popolo napoletano. Ora, se venisse fuori questo aspetto della Serao, si scoprirebbero tante cose sulla Napoli dell'Ottocento, che invece al potere mediatico, al potere culturale, intellettuale napoletano di oggi, non fa comodo che vengano fuori. Non ci dimentichiamo mai che Matilde Serao fu in corsa anche per il Nobel nel 1926. Nel 1926 il Nobel lo dovevano avere o lei o Grazia Deledda. Poi Mussolini intervenne e lo fece avere a Grazia Deledda. Difatti la Serao glielo rinfacciò. Ma se la Serao avesse avuto il Nobel e se fosse stata come doveva e se fosse stata riconosciuta per quello che era, ma quante terribili verità contenute nei suoi libri sarebbero conosciute? Invece non sono conosciute. Sentiamo cosa dice a proposito del risanamento. Innanzitutto lei definisce
le case del rettifilo un paravento leggero, fragile e grossolano, un paravento che non nasconde a chi vuol sapere ciò che vi è dietro, di pietoso e di orribile. Ed ora io vi dirò quel che vidi lì dietro, con una triste e lunga curiosità, con un coraggio disperato e con l'angoscia più opprimente del mio umile ma fedele cuore di napoletana. Sentite che belle parole, del mio umile ma fedele cuore di napoletana. Ho vissuto lunghi minuti in quel vicolo nerastro, pieno di acque luride, pieno di una melma attaccaticcia, in quel vicolo talmente tetro che sembra una tomba. E a un certo punto sono stata presa dal delirio di fuggire, per non vedere più, per non udire più, per non avere più lo spettacolo della più amara delusione. Perché quella gente vive e muore laggiù alle spalle dei superbi palazzi, ignota, obliata, disdegnata e disprezzata. Che cosa è accaduto? Che il popolo, non potendo più abitare il rettifilo, perché le case del rettifilo erano carissime, di cui le pigioni sono molto care, non avendo delle vere case a disposizione, è stato respinto dietro il paravento, così si è accalcato molto più di prima. Tutto ciò che è dietro il rettifilo, disgraziatamente, è abitato molto più di prima. Dove ce ne erano 8 persone, oggi ce ne sono 10. Lo spazio è diminuito, le persone sono cresciute, e il rettifilo ha fatto al popolo napoletano più male che bene. E i nostri edili nulla sanno e niente vogliono sapere. Questo chiaramente è un attacco fortissimo a chi ha voluto tutto questo, a chi ha fatto questa inutile. Quindi in quel periodo nascono i 4 palazzi. Infatti, i napoletani, siccome quando non amano una cosa, gli mettono il soprannome. Via Umberto I lo chiamano rettifilo e Piazza dei Colamore lo chiamano i 4 palazzi. Sì, di questo sta parlando. Però ancora oggi, se tu passi per il rettifilo e guardi tra un palazzo e l'altro, alle spalle cosa vedi? Vedi vicoli, vedi basi, è la stessa cosa a Corso Garibaldi. Cioè, questa è una cosa che pochi napoletani sanno, perché magari pochi vanno a curiosare a Corso Garibaldi, ma se tu ti fai Corso Garibaldi da Piazza Garibaldi a Piazza Carlo III e guardi tra i palazzi, vedi la stessa situazione del rettifilo. Ci sono i bassi, ci sono dei vicoli strettissimi, perché la povera gente è stata cacciata dalle sue case ed è stata costretta a rifugiarsi nell'altra metà di strada. Per costruire la Napoli del risanamento furono abbattute le case di 87.500 napoletani. 87.500 napoletani del popolo rimasero senza casa e dovettero arrangiarsi, andarono ad abitare dai parenti, andarono ad abitare alle spalle dei 87.000 è un'enormità, È un'enormità, ma sarebbe un'enormità oggi. Figurati un'enormità all'epoca, quando Napoli aveva 450.000 abitanti. Chiudiamo con Matilde Serao, perché Matilde Serao era anche una autrice attenta, che studiava anche gli aspetti economici. Non era solo un'autrice umorale che parlava con rabbia. Anche le case del popolo costruite all'Arenaccia, perché come ti ho detto prima, le uniche case popolari sono quelle dell'Arenaccia, hanno fallito completamente l'obiettivo. Il minor prezzo di ognuno di questi quartini è 27 lire al mese. Si domandano 2 mesate anticipate, cioè 54 lire. O si domanda un garante solido. Ma dov'è mai un vero popolano che possa pagare 27 lire di pigione? 54 lire di anticipo, un garante solido. Quale ironia insultante. Nelle case del popolo all'Arenaccia abitano dunque gli operai eleganti, i piccoli impiegati, i commessi, eccetera. Il popolo napoletano è restato nei suoi bassi. Non risanati, non è mai salito in nessun posto, in nessun primo piano, in nessun secondo piano, perché per pagare quei prezzi
ci vogliono ben altri redditi, anche minimi. Perché chi ha costruito quelle case non voleva sapere niente, ignorava tutto, e qui arriva la denuncia, e intanto ha fatto un'ottima speculazione, perché tutte quelle case sono affittate. Ma lo ripeto e lo ripeterò sempre, il popolo napoletano non si è mosso dal suo basso. Ma questi frammenti che io ho riportato sono veramente una piccola parte del libro di Matilde Serao. Gli ultimi tre capitoli sono tutti così, sono un incalzare continuo di accuse, di denunce. Matilde Serao fa contraltare Scalfoglio, che fondatore del Mattino e direttore del Mattino, praticamente invece si comportò all'opposto, era ammiccante verso il potere. Questo infatti poi fu cambiato come direttore. Per quanto riguarda il Mattino, non devi mai dimenticare che il Mattino nasce finanziato dalla Camorra. Il Mattino è un giornale che nasce con i soldi della Camorra e per fare gli interessi della Camorra, la quale Camorra era strettamente legata al potere contro il quale si batte la Scalfoglio, si batte la Serao. Scalfoglio era addirittura affiliato alla Camorra, e quindi il Mattino era un giornale assolutamente inattendibile. Difatti la Serao fondò un giornale suo con il quale attaccava continuamente questi falsi articoli, questi falsi scoop del Mattino. Ma poi come tu scrivi, il Mattino cambia il direttore, eppure il Mattino si allinea nell'opera di il mattino quando Scalfoglio va via, e entrano il figlio di Scalfoglio e cambia pelle e diventa anche lui un giornale di accusa. Per carità, io sto parlando del Mattino del 1890, inizio del 1900, il Mattino delle origini, e in questo Mattino qui stai parlando tu, perché il Mattino in questi anni invece dice altre cose, ma non è il vero Mattino è quello che viene dopo, quello che sbatte in prima pagina i processi contro la malavita, contro la Camorra, però nasce finanziato dai soldi della Camorra. L'altro grande intellettuale, perché in quel periodo Napoli aveva due grandi intellettuali, la Serao e Pasquale Villari, l'altro grande intellettuale napoletano anche si è battuto moltissimo contro la speculazione del risanamento. Abbiamo già visto prima come Pasquale Villari abbia esortato in tutti i modi il governo a intervenire a Napoli, ma quando il governo interviene a Napoli, lui si rende subito conto che si tratta di una speculazione, ma lo capisce subito, si può dire addirittura dopo pochi mesi, e comincia a combattere con tutte le sue forze questa speculazione sulla pelle dei napoletani. Ha scritto molti saggi sul risanamento Pasquale Villari. Io nel libro riporto dei frammenti da due o tre di questi saggi, ma ne ha scritti molti. Il primo saggio che io riporto si chiama Nuovi tormenti e nuovi tormentati. I nuovi tormenti sono i tormenti che il potere infligge al popolo napoletano, e i nuovi tormentati sono appunto il popolo napoletano. Sentiamo cosa dice, perché è molto interessante. C'è una moltitudine che vive alla giornata, vendendo roba da mangiare, vendendo lo spago, la pece, le reti, e levare questa gente dal luogo dove si trova equivale a levare loro ogni modo di vivere. Dire ad essi che devono prendere una camera o una cucina nel quartiere operaio è un'ironia, un insulto alla loro miseria. E questo perché? Perché Pasquale Villari sapeva che questa gente doveva restare lì dove stava, non poteva essere deportata in periferia come si voleva fare. E poi Pasquale Villari cosa fa? Fa, come al solito, un'inchiesta indipendente. Prende un architetto, prende un geometra e va a vedere le case per il popolo, che come abbiamo detto sono quelle dell'Arenaccia. E cosa scopre? Ecco quello che scopre. Tutto si è fatto
tutto violando i regolamenti edilizi, ma più che i regolamenti, violando ogni elementare principio di igiene. Le stanze erano più piccole di quanto era previsto nei contratti. Le cucine erano fatte male, non erano fatte bene. Poi principalmente non c'erano i balconi, c'erano solo finestre. Cioè, perciò lui dice, non solo si sono violati i regolamenti edilizi, ma addirittura si è violato ogni elementare principio di igiene. E quale sarà il fitto di queste abitazioni? Mi dissero 15 lire al mese, invece noi sappiamo dal testo della Serao, che è successivo, che ne saranno chiesti 27. Ma ognuno vede, è un fitto che la plebe non potrà mai pagare. Sentire quella gente parlare dei loro tuguri come di un paradiso terrestre da cui erano cacciati recava un singolare stupore. Ma se si pensa che il loro inevitabile destino li condanna a stare ancora peggio, nasce il dubbio che sarebbe stato forse più pietoso consiglio seppellirli addirittura sotto le rovine. Cosa faremo? Dove andremo? A chi dobbiamo ricorrere? Ma il Signore ci deve vendicare. Queste sono le parole con cui coloro che volevamo aiutare ci maledicono ed hanno ragione a maledirci. Quando avremo terminato, per i ricchi Napoli sarà più ginni che più comoda stai, ma quanto ai poveri, avremo senza avvedercene compiuta un'impresa inumana, incivile, più dei tuguri che distruggiamo. Ma è possibile vedere migliaia di infelici condotti senza loro colpa al delirio, all'agonia, alla disperazione e non mandare almeno un grido impotente di pietà? Questo è Pasquale Villari e penso che sono parole di un insospettabile, perché lui era un unitarista convinto, per carità. Però Enrico, mentre parlavi mi viene in mente la situazione che dopo 100 anni sono riusciti a togliere il popolo dal centro storico, la maggior parte, e portarli nella periferia, zona secondigliana, con la causa del terremoto, ti ricordi? Furono svegliati. Sono riusciti a fare quello che non riuscirono a fare. Con una sottile ma sostanziale differenza, che mentre la classe dirigente intellettuale dell'epoca del primo, diciamo, risanamento, perché poi il secondo fu il terremoto dell'81 dopo 100 anni, comunque attaccava a piedi uniti e in faccia la classe dirigente dell'epoca, napoletana e italiana, quella attuale invece dà sempre solo colpa al popolo e alla camorra, disimpegnando da qualsiasi responsabilità i veri responsabili che è la classe dirigente. La classe dirigente, sì. No, ma guarda che né la Serao né Pasquale Villari nominano mai la camorra, per loro la colpa è solo... Invece oggi è tutto il contrario, si vuole liquidare il problema, degrado... Non voglio fare nome e cognomi di due colleghi, ma tu già hai capito di chi sto parlando, è stata fatta scientificamente da 40 anni a questa parte. Vuoi parlare di degrado, di terra dei fuochi, di tutte queste cose qui, di corruzione? Si mette sempre in mezzo alla camorra, così facendo non si va a fondo sul vero problema e sulle vere cause. È proprio almeno, 100 anni, almeno 150 anni fa avevano un po' più di dignità. Sì, avevano dell'epoca. Non solo gli intellettuali napoletani, e qui parliamo solo di due, ma ce n'erano anche altri sulla stessa lunghezza d'onda, ma anche la classe politica meridionale aveva più dignità. Non ci dimentichiamo Salvemini, Ninitti, per carità, gente che si sarebbe fatta uccidere. Salvemini addirittura subì un attentato, gli spararono non so quanti colpi. Fortunatamente non lo colpirono, ma gli spararono parecchi colpi di pistola contro. Quindi gente, c'era più dignità, ma scopriremo la differenza tra la dignità che aveva il Sud tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e oggi, la scopriremo in un altro nostro prossimo incontro, perché dalle cose che ci diciamo io e te quando ci vediamo e dalle cose che stiamo dicendo stasera, dobbiamo trovare il modo di farlo ma figurati Enrico, sfondi una porta aperta, lo sai, è proprio importante far capire padrone a casa nostra. Sì, lo so, ma è importante far capire ai napoletani oggi che c'è stato un momento
in cui Napoli ha avuto una sua dignità. L'ha avuta e ha avuto dei Napoli, tu parli, ma qua parliamo comunque di Napoli italiana, perché Napoli... La Napoli, sì, ma anche Napoli, vabbè, prima del 1860 non ne parliamo proprio, ma anche dopo il 1860 c'è stato un periodo nel quale la classe degli intellettuali, la classe dei politici napoletani hanno avuto una loro dignità. Lo stesso Ferdinando Russo ha fatto delle opere di denuncia incredibili. Tra il 1900 e il 1910 sono successe cose incredibili a Napoli. Non c'è stata soltanto la Belle Époque. C'è stata una Belle Époque anche culturale, finanziaria, industriale. Cioè è stato un periodo, ma non se ne parla, io non so perché per televisione. Ne parla Nicola Zitara, che praticamente Nicola Zitara dice sempre che i primi anni dell'Unità d'Italia, l'Italia andava avanti con l'eredità industriale di Napoli e di tutto l'ex regno. La prima botta pesante l'ha data all'inizio, alla fine del Novecento, dell'Ottocento, quando con i soldi delle rimesse finanziavano le aziende del nord. Pensa che la Fiat non ne azzeccava una, sarebbe fallita tantissime volte se non fossero stati finanziati dai soldi delle rimesse. Ma soprattutto la prima botta è stata fatta dal fascismo, che ha dato una mazzata non indifferente al tessuto industriale napoletano, e poi è quella dei giorni nostri con lo sfaldamento dell'IRE e di tutto, che hanno portato tutte le aziende al nord. Claudio, c'è un continuum. Prima guerra mondiale, fascismo. Il sud viene trasformato in una colonia, non solo nominalmente, ma proprio di fatto, durante la prima guerra mondiale. Ma sono vicende complicatissime da illustrare e nelle quali è difficilissimo districarsi. Cioè, dobbiamo dedicare una trasmissione di più di un'ora per riuscire... Enrico, facciamo qualche nome e cognome. Chi era il presidente del consiglio di quell'epoca? Chi era il sindaco di Napoli? Chi erano i dirigenti? Il presidente del consiglio era Zanardelli. Zanardelli e Giolitti vollero. De Pretis era già finito da un sacco di tempo. E De Pretis era un primo ministro che faceva pienamente parte del sistema del Dout Des, insomma, era uno che utilizzava il trasformismo per comprare i politici avversari. No, la rinascita di Napoli comincia nel 1902-1903 con primi ministri veramente seri, onesti, come Saracco, appunto Zanardelli, che era uno che intendeva la politica come una missione sociale. Ma ti ripeto, il discorso è talmente ampio che in questa sede possiamo solo... No, per carità, siamo quasi un'ora, però dobbiamo fare distanza di tanti anni non è cambiato nulla, anzi è peggiorata. No, è peggiorata molto la situazione. C'è proprio un anno preciso che io posso utilizzare come punto di riferimento. Profetiche le parole di Francesco II, arrivate a una capitale e diventerete un capoluogo di provincia. Sì. Guarda, io posso utilizzare proprio un anno preciso, il 1900, come punto di riferimento, e ti dimostro che tra il 1900 e oggi la situazione per il sud è peggiorata di circa 10 volte, in tutti i campi, a cominciare dalle opere pubbliche e tutto il resto. Ma ti ripeto, sarà un incontro veramente esplosivo. Io chiuderei con le parole di Pasquale Villari, perché come ti ho detto, Pasquale Villari ha scritto molti saggi su questo scempio del risanamento, e quando divenne anziano, divenne vecchio, lui ha vissuto tutta la vita con questo rimpianto per questa cosa che non era stata fatta come si doveva. E nel 1910, quando nel 1910 lui... credo che abbia già 80 anni, quindi a 80 anni all'epoca si era anziani, oggi io ho amici di 80 anni che scalano le montagne, ma all'epoca non è così. Nel 1910 fa un'altra inchiesta, sempre alla maniera sua, spietata, si fa a piedi tutti i quartieri popolari napoletani e riporta tutto quello che ha visto. E
l'articolo si chiama, l'assaggio si chiama La questione napoletana nelle case popolari, è molto lungo. Io però ne prendo solamente una parte che è abbastanza forte. Senti cosa scrive. Non una sola casa si costruì per il popolo. Pasquale Villari. Visitai le cosiddette case economiche. Erano tali che in nessun modo la minuta plebe avrebbe potuto abitarle. Questa, infatti, desolata, protestava. Sentì esclamare: meglio il colera che il risanamento. Seguivano scene pietose, crudeli. La società espropriava i tuguri ed ordinava lo sfratto. 87.500 persone dovevano andare via perché bisognava costruire le case per i borghesi. Ma dove andare? La gente non si muoveva. Per costringerla si ricorse al partito di portare via gli usci delle porte, capisci Claudio? E delle finestre. Non valse a nulla. La gente restava nelle case, senza porte e senza finestre. Si pensò allora, dopo aver costretto a sloggiare questa povera gente, di murare porte e finestre. Il giorno seguente o la notte gli espulsi facevano un buco nel tetto e rientravano nelle case. Tu hai capito cosa stiamo leggendo? Terribile. 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 Ma se, sì, ma dopo ti dico una cosa, ricordamelo. Vi fu un vecchio malato di polmonite messo sulla pubblica via che dopo poco spirò. Con l'andare del tempo si cominciò ad osservare che con tutti quegli abbellimenti, tutto quel progresso, con tanti milioni spesi, la questione di Napoli non faceva un passo. Le condizioni della città sembravano peggiorare. In questo frammento che io ho riportato, chi leggerà il libro, chi avrà la bontà di leggere il libro, noterà che ci sono dei puntini sospensivi. Due volte ci sono dei puntini sospensivi, perché c'erano dei pezzi lì in mezzo, Claudio, talmente illeggibili, talmente sconvolgenti che non li ho voluti riportare. Degli omissis. Degli omissis feroci, che chi vuole sapere cosa c'è scritto, dove stavano quei puntini sospensivi, si deve andare a comprare il libro e se lo deve leggere. Ma io non ho avuto il coraggio di scrivere tutto. E ma quello che ha scritto fa quale paura. Libro? Quale libro? La questione napoletana e le case popolari. No, è un saggio che sta nella rivista Nuova Antologia, quindi bisognerà ordinare la rivista Nuova Antologia del febbraio del 1910 e si potrà leggere quello che io ho tolto, che era talmente nauseante che non ho avuto il coraggio di riportarlo, anche perché nel libro, come tu hai sicuramente notato, io ho evitato tutte le cose più terribili, ho cercato sempre di evitare gli effetti speciali, diciamo così, perché secondo me è già terribile quello che viene detto senza bisogno di calcare la mano. E in questo pezzo io ricordo che ci furono questi due passaggi che volli togliere, li ho tolti proprio. Io ce li ho logicamente, ma chi compra il libro non li legge. Però quello che rimane fa paura. Questo è stato il risanamento, un'enorme speculazione ai danni del popolo napoletano. È un enorme trasferimento di ricchezza da Napoli al nord, che non è finito. Perché la società per il risanamento di Napoli è una società che nasce, come ho detto all'inizio, come ho detto quando ho letto tutti i quartieri di Napoli come furono divisi, nasce dal capitale di 5 società, tutte del nord. Però ci fu una grande fortuna questa per Napoli. Queste società finanziarono la società per il risanamento e si resero autonome rispetto alla società per il risanamento. Cioè, questo cosa significa? Significa che queste 5 società sono fallite tutte e 5. Dunque, sono fallite tutte e 5. È fallita la Banca Generale, è fallita la Società Generale Immobiliare,
è fallita la banca subalpina, è fallita la ditta Fratelli Marsigli ed è fallita la società generale di credito immobiliare. Ma il fallimento di queste società non si è portato appresso il fallimento della società per il risanamento di Napoli, perché queste società avevano cacciato dei soldi e avevano fatto una nuova società. Questo fu una grande fortuna, perché la società per il risanamento di Napoli divenne napoletana. Divenne proprio napoletana al 100%, amministrata da amministratori napoletani, amministrata da personale competentissimo, ed era una società con una liquidità spaventosa, con un capitale spaventoso, che faceva gola a molte società del nord. Cosa successe? Nel 90, sì, insomma, negli anni 90 le società del nord persero la liquidità a causa di Tangentopoli e quindi dovettero venirsi a procurare la liquidità nel sud con Quindi un'operazione. parli di 30 anni fa. Sì, parlo di 30 anni fa. Con un'operazione a dir poco scandalosa, la società per il risanamento di Napoli fu venduta ad appena 340 o 350 miliardi, quando il suo valore era di 1.200 miliardi. Hai capito, Claudio? La società per il risanamento di Napoli valeva 1.200 miliardi. Con un'operazione privata, privatamente, fu venduta ad una società del nord per 350 miliardi. Questa società, appena mise le mani su questo enorme capitale della società per il risanamento, incominciò a vendere tutto. Addirittura vendette la sede, vendette gli appartamenti a quelli che ci abitavano dentro, vendette tutto, vendette perché dovevano fare la liquidità. La stessa cosa successe con il Banco di Napoli, Ne parleremo un'altra puntata. no, dico, la stessa cosa negli stessi anni, perché Tangentopoli aveva messo gli imprenditori del nord con l'acqua alla gola, avevano bisogno di liquidità, Sì, ma questi come, andavano a prendere al sud. è la stessa cosa quando fu fatto l'Unità d'Italia, no? Per salvare gli imprenditori Per del nord, salvare per il salvare nord l'acqua alla gola. Ma chi è questa fu. società del nord che ha No, acquistato non, questa? si prendono i giornali dell'epoca e si vede. È una società che esiste ancora, attiva e meglio. Se, quando si tratta di contemporanei vivi e vegeti, è meglio non fare nomi perché poi ti fanno causa. Quindi Ah, ecco. lasciamo perdere. È una società che esiste ancora e che ha gozzovigliato sulla pelle della società per il risanamento di Napoli. Ma d'altro canto, mica solo queste due società sono state prese in quegli anni, anche altre Sì, sono state prese da. dedicheremo una puntata quando parleremo della questione del Banco di Napoli, che dedicheremo una puntata al Banco di Napoli e alla Banca Romana. Sì. E niente, Enrico, sei stato appassionato innanzitutto, ti vedo molto preso quando parli di queste cose. Quando si parla di arte è un atteggiamento, quando si parla della tua Napoli, di quello No, Claudio, parlo del popolo napoletano. Ma che scherziamo? quando tu parlavi mi veniva in mente una cosa, quel famoso canto dei Sanfedisti, no? Che non è un canto quello, è un trattato di filosofia. Sì. Tu arroba a me, io arroba a te. I Giacobini mangiano pane e vino, com'è attuale quel canto? Guarda, guarda, è attualissimo. E Sì, io. sono due civiltà, due mondi completamente diversi che Sì, non ma però. potranno vivere. No, ma non è questione di civiltà diverse, ma però avevano capito tutto, come dove andava il mondo. Sì. Diversa la cosa. È attualissimo quello che dicono, il testo è attualissimo. Due civiltà che sembrano così, la città di oggi è iniziata in quel periodo, Sì, siamo. e il popolo capì, che i Sanvedisti, i Lazzari capirono che cosa stava accadendo e dove saremmo andati a finire, è quello di oggi. Quindi Sì. più attuale di questo non c'è, Enrico, di quel canto. Ti volevo dire questo, prima di salutarti ti dico che chiuderemo con Matilde Serao, ma ti volevo anche dire che Benissimo. tantissimi intellettuali. E no, sarà una sorpresa, perché Matilde Serao ebbe anche il coraggio di dare dignità al popolo napoletano in un particolare frangente che vedrai adesso recitato a fine di questo nostro incontro. Ci furono tantissimi poi intellettuali napoletani che si pentirono anche di essere diventati unitaristi, ma ci fu anche il concetto di Pirandello, che non era napoletano, quando parla di bancarotta patriottica. Sì. E quindi per far capire tutto il senso, io ti ringrazio, Enrico. Sei stato veramente eccezionale, Grazie non a te, soltanto nella grazie a te. disposizione,
ma con la passione che hai messo e col dolore. Ho Sì. registrato dolore in quello che dicevi, e che purtroppo è attualissima la cosa. Però fatti un giro per Napoli e vedi i cantieri, chi sono le società che le stanno facendo. E soprattutto sono anni, 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 decenni che va avanti sta storia. Confermo. E io ti ringrazio tantissimo e a presto, arrivederci. Allora, Grazie. presto affronteremo altri temi E altrettanto sicuramente la spinosi. prossima puntata per le banche. Don Francesco di Borbone è morto, cristianamente, in un piccolo paese alpino, rendendo a Dio l'anima tribolata ma serena. Giammai principe sopportò le avversità della fortuna con la fermezza silenziosa e la dignità di Francesco II. Colui che era stato era parso debole sul trono, travolto dal destino, dalla fatalità, colui che era stato schernito come un incosciente, mentre egli subiva una catastrofe creata da mille cause incoscienti. Questo povero re, questo povero giovane che non era stato felice un anno, ha lasciato che tutti i dolori umani penetrassero in lui, senza lamentarsi. Ed ha preso la via dell'esilio e vi è restato 34 anni senza che mai nulla si potesse dire contro di lui. Impoverito, senza patria, egli ha piegato la sua testa sotto la bufera e la sua rassegnazione ha assunto un carattere di muto eroismo. Galantuomo come uomo, gentiluomo come principe. Ecco il ritratto di Don Francesco di Borbone. Da re di Napoli, di Matilde Serao.